Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Da me i miei capelli un po' più corti, fatti in casa da marito, non replicate. E vi faccio vedere che cosa ho comprato oggi all'Esselunga. Allora, iniziamo. Ho preso anche una cassa di Rocchetta, considerate che questo già viene 3,18 euro, però diciamo è un pochino più depurativa, quindi diciamo aiuta un pochino di meno a trattenere i liquidi. Fa fare tanta plin plin. E allora iniziamo. Ho preso queste qua che erano in super sconto a 1,43 euro, quindi ragazzi manco all'Eurospin, tre focacce, queste quattro scane costano 1,43 euro, quindi ottimo, veramente ottimo prezzo. Allora, avevo uno sconto di 10 euro su una spesa di 60, infatti l'ho utilizzato che mi scadeva praticamente domani. Guardate, ma c'è l'aspirapolvere qui sottofondo. E infatti quelli lì mi sembrano pagati sì 1,43 euro, ve l'ho detto, e quindi su 60 euro io ho speso 15,51 euro perché appunto ne ho approfittato. Quindi c'erano un sacco di sconti, ho cercato di fare una spesa con calma. E riguardare un po' effettivamente anche i prezzi più bassi che all'Esselunga, ovvero per esempio nei freschi le lasagne, queste considerate che le ho pagate sono 90 centesimi perché erano in offerta, sono 250 grammi, quindi dovrebbe equivalere a 12 sfoglie come quelli di Giovanni Rana. Io sono amante delle sfoglie di Giovanni Rana fresche e queste non penso di averle già provate sinceramente in tutto il tempo, però non mi ricordo, quindi spero che di trovarmi bene. Poi uno spalmabile, questo tipo 79 centesimi, una cosa del genere, sì. A 1,59 euro, due prosciuttini, questo qua, il marchio Smart, che è molto buono, quindi prosciutto cotto. Diciamo, quello giallo è il marchio leggermente più economico rispetto a questo qua, che è quello azzurro. Questo a 1,95 euro, mozzarella per pizza. Non ho voluto prendere quella gialla perché sinceramente costava poco di meno e questa, siccome l'ho già provata, so che mi piace sulla pizza, non volevo, diciamo, azzardare troppo. Poi spinacine 1,79, quelle fresche, queste fanno comodo a tenere appunto in frigorifero per un salvapasto, queste scadono il 4 maggio, quindi ok. Poi lo speck invece penso di non averlo mai preso, 2,09, sempre della linea Smart. Questo tanto comunque andrà sulla pizza. Poi fiocchi di latte, questi con lo yogurt, questi costavano. Allora, fiocchi di latte, questi qua con yogurt, 89 centesimi, invece il prosciutto cotto era 1,49, quindi ancora meglio, 1,59 è quello del Conad. Poi queste qua che vi dico a volte appunto nel discorso delle insalate, questa è la bresaola julienne, questa diciamo in proporzione non è proprio economica, perché questa qua costa 2,15 euro, però è comoda, vi dico la verità, quindi ogni tanto, quella volta al mese o anche 2 mesi, la prendo da mettermi mescolandola, da mescolare nell'insalata, scusate. E queste sono 80 grammi, ma si sa che la bresaola costa, quindi comunque in proporzione è comunque come una vaschetta, perché una vaschetta mi sembra che siamo lì, per cui tutto sommato non è neanche tanto. Poi queste sono le coscette di pollo 3,80 e ho preso anche le sovraccosce, perché comunque sinceramente una confezione per tutta la famiglia mi sembrava poco, sia dell'uno che dell'altro, quindi andrò a mescolarle, poi magari una porzioncina la metterò poi nel freezer, perché sennò così sarebbe troppa. Poi il lievito, questo qua, questo non so neanche quanto l'ho pagato, ma comunque pochissimo. Ciao! Vediamo, perché poi ho fatto con il terminale, quindi ho tutto in teoria in fila e l'ho pagato, eccolo qua, mozzarella per pizza, lasagne, lievito a cubetti 18 centesimi. Poi insalata julienne 1,18 euro, questa è in offerta. Poi le mozzarelle, queste qua erano in offerta alla Granaloro, avevano il 50% e quindi le ho pagate 1,99 euro, sono 4 mozzarelle.
Poi questo formaggio che non ho mai provato, sinceramente speriamo che sia buono, ed era in un ferro, oddio, a prezzo pieno costava, sto guardando, 2,15 euro, quindi presumo che non sia malvagio, perché 2,15 euro per 100 grammi è tantino, quindi l'ho pagato invece con al 40%, quindi con 86 centesimi in meno. 1,25 euro se non sbaglio, e quindi ho voluto prendere questo qua, proviamolo. Però ecco, ora che ho visto il prezzo originario, secondo me non dovrebbe essere malvagio. Mascarpone Mucchi, in offerta c'era questa, 1,80 euro. Scamorsina, anche qua tipo 1,15 euro. Sì, e questa appunto l'ho presa per, penso, la pizza. In offerta c'era anche il pesto senza aglio, quindi avete capito che lasagne e pesto, quindi lasagne al pesto. Questo in offerta stamattina stava, allora, aveva il 20% di sconto, quindi 1,48 euro. Ora, da che vedrete il video, mi sa che cambierà il volantino, non lo so, perché ho un altro video da pubblicarvi sempre di spesa del Conad. E quindi che sono rimasta un po' indietro, non ho saltato una pubblicazione, e quindi quel video che poi vedrete per me è vicino a questo, ma in realtà è un po' più vecchiotto, insomma. Biusterini, questi qua 56 centesimi, sono doppi. Ok, intanto ho messo via la focaccia, sennò si scongelava. Poi questo qui è il pan bauletto dell'S Lunga. Questo qua l'ho pagato, è di semola, l'ho pagato, allora, 69 centesimi, quindi anche questo direi buono. Adesso diciamo preferisco prendere questo qua perché comunque sia è un pochino più piccolino, almeno se anche la bimba ci deve fare merenda, va bene anche per lei, senza prendere quello grosso grosso da toast, perché ultimamente non ne facciamo molti di toast, di qualità. Poi, questa è una schifezzuola, l'ho presa, così mandava un pacchetto di patatine, ho scelto queste, 1,05 euro. Poi, per Tommino, le sue bustine, queste qua di pappa, diciamo, umida, e queste qua, allora, le ho pagate, simpatiche canaglia, 2,76 euro per 12 bustine. Poi, dentifricio, questo qui. Noi, il nostro dentifricio preferito è questo qua, anticarboristeria, e questa volta ho preso sal del menta, a volte prendo quello, quell'altro, insomma, però ecco, tendenzialmente prendo sempre antica erboristeria, a volte Colgate, ma è difficile, ecco. E questo qua non era in offerta, però diciamo all'S Lunga il prezzo forse in generale è un pochino più basso, perché da alcune parti lo fanno pagare molto di più. Scusate, ma sto cercando di recuperarlo. No, dietro non c'è nulla. Quando l'ho preso all'altezza di qui. Eccolo qua, dentifricio. Ah no, era un'offerta. Ah, bene, 99 centesimi. Me ne ero manco accorta, ancora meglio. Però in realtà non era un'offerta, ho visto un prezzo diverso io forse. 1,29 euro l'olio di semi, appunto, questo comunque lo utilizzo ormai per i dolci, quindi ogni tanto mi devo, ecco, non ho preso lo zucchero, perché a forza di fare comunque dolcetti, biscottini, poi vanno giù le cose così, perché noi lo zucchero lo usiamo solo per i dolci. Aia, qua ho fatto un danno, mannaggia, ovvero ho bucato la farina, e l'ho bucata proprio adesso perché sto perdendo, c'avevo vicino il latte. E niente, adesso poi andrò a chiudere perché i contenitori in questo momento delle farine sono comunque pieni. Ho ripreso questa qua perché lì all'S Lunga non c'è la farina che ho scoperto da poco, quella della Caputo Nuvola. Non c'è assolutamente niente di Caputo, c'è Rossetti, c'è Spadoni, tutto quello che vi pare, ma Caputo no, l'avevo infatti presa al Conad io. E quindi ho preso questa che comunque è molto buona, lo sapete che la prendo sempre, quindi comunque qua è sempre una garanzia. Però se mi capiterà di passare al Conad la voglio prendere perché quell'altra è veramente eccezionale. È venuta, ragazzi, una pizza di un soffice, ma credetemi, stupenda, stupenda davvero. Poi 79 centesimi, succhetti solo alla pesca, perché comunque ce li ho ancora. Poi ho preso l'altra volta in offerta il tè della Sant'Anna. E le bottiglie, quindi comunque il pomeriggio magari ci beviamo anzi un bicchiere di tè, quindi comunque succhi di frutta non, insomma, se ne può prendere anche meno. Poi
Poi in offerta ho preso il tonno, questo qua a mare aperto, questo qua a 3 euro, era al 50%, infatti sì, a 3,80 euro, quindi ottimo prezzo, sono 6 lattine. Sempre in super offerta c'era il ketchup, ma è considerate che è quello grande, non so se rende. E questo l'ho pagato, anche questo, vediamo, vediamo, l'ho preso subito quasi all'inizio, se lo trovo. Allora, 1,39 euro, praticamente costa quanto quello normale piccolo, se non sbaglio, quindi ottimo. Poi 1,05 euro, ho preso i cannellini perché avevo detto che appunto non avevo più da dispensa nulla di questo tipo, quindi i cannellini questi non li utilizziamo l'estate, primavera, insomma, per da mangiare così freddi, li usiamo molto, quindi questa volta li ho comprati, quindi sono 3 confezioni. Poi a 99 centesimi c'era il latte, questo qua Mila senza lattosio, quindi questo l'ho ripreso per me perché ogni tanto scusate, la mattina mi viene voglia anche di bere un po' di latte con l'orzo e quindi è meglio che lo bevo senza lattosio. Questo invece è quello normale, ma questo andrà poi sempre parzialmente scremato, ma andrà nelle lasagne, questo viene 60 centesimi. Poi in offerta c'era la pasta vogliello. E quindi l'ho presa, ho preso semplicemente le mezze penne, che sono il formato che noi utilizziamo di più in assoluto. La pasta vogliello è molto molto buona, 57 centesimi, prezzo ottimo, veramente ottimo. Quindi due mezze penne e un tortiglione, tortiglione, maccherone, non so come lo chiamate voi. E infine le patate, patate queste qua, selenella, queste 2,30 euro mi sembra. Quindi questa era la mia spesa di stamattina utilizzando appunto il buono, quindi fateci sempre caso, io c'è la macchinetta diciamo adesso dove sono, dove si prendono anche i terminali per fare la spesa, infatti io stamani avevo quello. E semplicemente voi andate lì con la vostra tessera, andate, la passate sotto e guardate se avete delle offerte sulla vostra tessera. Io l'avevo fatto l'ultima volta che sono andata e avevo questo buono di 10 euro su una spesa di 60. Quindi ogni tanto controllate, a volte arrivano anche le mail, però arrivano al marito, non sempre me lo dice, quindi quando vado all'Esselunga controllo sempre, anche se poi non ci sono, però nel senso controllare non costa niente. Nulla, quindi io vi mando un bacione e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!